Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di The Dark Pictures Man of Medan. Allora ragazzi, mo li devo seguire velocemente perché se no mi sa che... Aspetta, fatemi vedere un pochettino di cose. Però, in sostanza, ragazzi, è successo un casino. I pescatori, gli stessi che questo genio di Conrad... Aspetta, vietato, dopo i turni di guardia di tutelare, è vietato parlare. Misure di sicurezza speciali. Aspetta, personale di guardia sospeso a violare... però il capitano fuori. Ragazzi, nessuno entri nella 3A, sul serio, nessuno. Che diavolo sta succedendo qua? Vietato fumare, vietato consumare alcolici, vietato giocare d'azzardo. Ricorte marziale, se... Oh, ok. Stava succedendo qualcosa di bruttissimo dentro questa nave. L'abbiamo visto durante la parte iniziale, quindi non mi sorprende affatto. Ok, forse non è una grande idea fare questo, eh. Vabbè, comunque sia, ragazzi, pescatore... Mistero risolto. Mistero risolto, calzini sporchi e mutande peggio. Grazie. Forse non è il caso di staccarsi dal gruppo, però ero troppo curioso. Porca troia, guarda i colpi. Sto gioco comunque è tutto basato sui jumpscare de me. Oh cavolo, ho perso il gruppo. Mi sa che non è stata una grande idea. Comunque sia, ragazzi, avete visto, nella scorsa puntata sono arrivati i pescatori che Conrad aveva opportunamente provocato e purtroppo ci hanno preso, poi ci hanno voluto portare in una certa destinazione. Dove sono finiti? Dovevano esserci decine di persone, centinaia. Come possono essere spariti? Abbandonando tutto qui. Qualcosa non... Già, decisamente. E morale della favola, siamo dentro questa sorta di nave fantasma. Aspetta, ma c'è ancora questo... Dov'è la freccia? Voi siete qui. Già, sarebbe bello... Out of bounds? Cargo hold 2? Non promette proprio benissimo, devo dire. Una fregna di Mammeta. Vabbè, basta, non superiamo, non separiamoci dal gruppo troppo. Dove sono andati gli altri però? Adesso mi prenderanno sicuro altri colpi. Finalmente sto tornando a casa, ci siamo, mia cara, un ultimo viaggio attraverso il Pacifico, potrei baciare tre le ragazze, non ci sono andate, probabilmente meglio, naturalmente, vabbè, una lettera d'amore. Aspetta, segreto trovato, ok, aspetta, fermo però, potrebbe esserci un altro lato del foglio. Sì, infatti. Brividi perché continua a dirmi che c'è un ragazzino a bordo. Io penso a Ned. Naturalmente mi prende solo in giro perché è impossibile che ci sia un clandestino. I nostri uomini sono fin troppo vigili, soprattutto ora che la guerra è finita. Devo andare da solo. Robert, ok. Inquietante, sì, decisamente. Decisamente inquietante, sì. Sono d'accordo. Non c'è altro, ok. Ho trovato anche qualche segreto, qualcosa che magari mi aiuterà a capirci qualcosa di più di che cosa è realmente successo. In realtà abbiamo visto qualcosa... L'hai sentito? Se intendi quel suono agghiacciante, no, non l'ho sentito. L'hai sentito? L'hai sentito come? Qualcosa si è mosso? Sì. Questo posto è gigantesco. Però aspetta, scusami, C'era qualcos'altro qui, mi sa. No. Forse no. No, infatti no. Ma rimango in silenzio, che così il fatto che mi piglierà un colpo è un pochettino più sicuro e fa prendere un colpo anche a voi. Così a fanculo mi fate compagnia nella sensazione.
cosa diavolo dovrebbe essere? Ok, ah. 19 giugno, rilevate le aree con crepe e fragilità strutturale con le sezioni estive, necessarie riparazioni, massima prudenza al capitano, ogni brusco movimento potrebbe causare la rottura dello scafo. Anomalie nel funzionamento di alcuni apparati elettronici, formazione di whisker metallici intorno a alcuni componenti, pulito aggiunto piombo alle saldature, dovrebbe scongiurare, eccetera. Condotto un'accurata ispezione settimanale alla sala macchine, contando, avete un tecnico di pressione, vabbè, il giornale di bordo, cioè del tecnico. Temporale ha causato i problemi maggiori dell'equipaggiamento elettronico, probabile che i whisker metallici non abbiano aiutato in tal senso. Ok, fulmini. Ok, non posso fare altro. Non posso leggere altro, sembra di no. Ok, beh, comunque sembra avere a che fare con la tempesta. Sembra come se la tempesta fosse un qualcosa di particolare che avesse nascosto questa nave. Comunque c'è questa sorta di fumo qua che sono quasi certo che ci farà del male. Cos'è? Teschio di topo. Probabilmente un teschio di topo. Altro diario tipo. Capitano ha bandito l'alcol per il resto del viaggio. Quando si sobe ti rendi conto che su questa nave non succede mai nulla. Rissa tra i due di Wilson e Anderson per la partita. Ok. Cambiato due chiacchiere. Uno dei ragazzi hanno caricato la nave. Hanno portato a bordo anche alcune bare. Le abbiamo viste. Fin qui poteva anche starci. Ma anche aggiunto che qualcuno si è assicurato che le bare fossero sistemate tutte in una precisa stiva. Del genere esattamente che riservano a chiunque. Chi ci sarà in quelle casse? L'alcol, vabbè, era schifo. Una ragazza ha dato un'occhiata a quelle casse. Voglio parlare e scoprire cosa ha visto. Magari può aiutarmi a intrufolarmi. Ci siamo, il ragazzo mi ha confermato che può farmi in testa. Stasera andremo a dare un'occhiata. Saltato tutto, il ragazzo si è dato malato. Dottor Philly pensa che sia un tirapacchi, che potrebbe essere vero, ma Miller crede ci sia dell'altro. Qualcosa di strano in quella stiva. Miller era imperscrutabile. Vorrei mettermi con lui in una situazione d'emergenza. Nuovo lotto di alcol, anche peggiore del precedente. La scorsa notte ero di guardia a Wolowix e maledizione mi ha fatto venire i brividi. Spaventato ho iniziato a farfugliare di un sergente di nome Jones disperso nella giungla. Nelle casse deve esserci proprio Jones e la sua squadra che come noi ritornano a casa. Ok. Ecco le casse. Sì, le casse. All'interno. Coperte da bandiera americana, disposte in modo impeccabile. Ok. Però non c'è niente di particolarmente strano in fondo. Soltanto un trasporto di corpi che devono ritornare a casa, no? In fondo niente di completamente assurdo. Aspetta, non sono andato lì in fondo. Secondo me ci stanno cose da vedere e da scoprire. Ecco, va. Altra premonizione, scommetto. Aspetta. No, 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 no. Ok. Bene. Devo dire ottimo. Mi stai dicendo che una premonizione l'ho saltata? Spero di no. Vabbè, dai, a quanto pare non c'è altro da scoprire qui. Sì, in realtà noi dovremmo scappare, ma in realtà sto investigando io per curiosità. Però è anche una cosa bella da fare.
Grande. Dobbiamo recuperare quello. Lo spintarogeno della Duke. Sei sicuro? Sì, sono sicuro. Vado a recuperare. Copri le spalle. Cosa credi che faccia? Ok. Fate attenzione. Ok. Sì, ma... Fermati, beh, che cosa stai facendo? Perché? Porca miseria. Attenta. Che tensione, ragazzi. Anche perché la premonizione mi ha dato proprio questo genere di scenario, vero? Vieni qui. Oh, cavolo. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Non, merde. Cavolo. Che ansia, ragazzi. Dobbiamo stare a distanza. Di qua possiamo anticiparli. Speriamo sia più veloce. Ci penso io. Ok, e ora sono con lui. Mi sa tanto di posto in cui c'è qualcosa di interessante, infatti, guarda un po'. Memorandum interno. Oh, buon Dio, ne avrei fatto volentieri a meno. Massimo segnale, sezione 7C. Sto parlando poco, ragazzi, ma capite anche perché. Sto cercando di fare... Aspetta. Di fare molta attenzione. Pensavo che di qua si potesse andare. Non mi sembra ci siano altri passaggi, posso andare solo dritto. C'è un piffero di niente qua.
Dai? Ok. Un attimo, ci siamo già passati. Non mi sembra. Alex, per me siamo già passati di qui. Ci stai facendo girare in tondo? Su, ragazzi, dobbiamo muoverci. Ma che già passati di qua? No, queste sono le cucine, o io non ho visto le cucine. Soup du jour, mademoiselle. Come se sapessi davvero cucinare. Dai, rilassati. Era per sdrammatizzare. E beh, insomma, d'altronde, cosa meglio di questo in questo momento? Aspetta un attimo, eh. Adesso mi piglia un altro colpo, sono sicuro. Cristo, ecco, infatti. Oddio. Alex, che c'è? Sincerità. Guarda tu stessa. Wow. Che bello. Però, scusa un attimo, ma ho visto bene? Vabbè, no. Vabbè. Oggi serve uno stufato di manzo. Delizioso. È come se un giorno tutto si fosse fermato improvvisamente. Già. E la nave ha smesso di funzionare. Decisamente è questa la cosa strana. Beh, non sarebbe male tenerlo a portata di mano, eh. Non è il momento di giocarci. Bel coltello. Sarebbe un'ottima liquidazione per i miei assalitori. Infatti. Non si sa mai, può esserci utile. Alex, rischi di ferire la persona sbagliata. Meglio se lo posi. No, dai, ma che? Ma ti pare? Ma che obiezione è? Vabbè. Questa obiezione non aveva davvero senso, perdonatemi. In una situazione del genere il coltello mi pare il minimo. Okay. Se riusciamo a la mensa. Ok, continuiamo a esplorare un attimo. Ok, un altro di questi diari. Siamo salpati a molto e già sono stanchi di questo maledetto cibo. Ok, tutti i giornali americani parlano del massacro di Filadelfia. Sta una sensazione di viaggiare per il mondo e cercare di garantire la sicurezza del tuo paese e scoprire che c'è gente che si ammazza nelle strade della tua città. Ora ha bisogno di una birra, ma il capitano ha vietato tassativamente l'alcol. Oggi alcuni ragazzi al torneo di lotta in una delle stive. Non stava andando male, Wagner alla fine mi ha eliminato. Vabbè. Sono sicuro che il carico della stiva sia in qualche modo collegato alla squadra scomparsa. Capitano Jones aveva sentito parlare di una sala piena di statue d'oro massiccio appartenute a un imperatore bambino della Manciuria. Secondo una leggenda erano maledette, ma certamente non credo a queste stupidaggini. Non ho idea se le abbiano trovate, ma non hanno mai fatto ritorno. Magari stanno rientrando ora. Ecco, un riferimento a questo famigerato oro. Attenzione. È il primo finora, a parte quel report lì che si sono presi i pescatori. Tova. C'è un'altra premonizione, l'ho vista. Che diavolo? Ma chi è che... Ah, sì. Ok. Ok. Ma qualcosa mi dice che ne ho saltate veramente tante. Strano però. Ok, va bene. Niente, ho fatto quello che potevo. Ho esplorato tutto. Cosa? C'è qualcosa qui con noi. Tu non... cioè... non hai sentito niente. Meglio continuare a muoversi. C'era qualcosa, si muoveva nell'ombra. Mm.
Ratti. Probabilmente era un ratto. Tutto qui. Non ridere di me, idiota! Eh vabbè, sta un po' sbarellando. A certi punti di vista è normale. Ne sono certa, stiamo girando in tondo. E che proponi, tornare indietro? Siamo già passati di qui. Calmati, Giulia. Non abbiamo scelta, dobbiamo continuare. Eh? Ok, no, io non ce la faccio. Cosa? Bare disgustose in cappelle ripugnanti. Non fanno per me. È vero, fa schifo e anche molto. Dobbiamo andarcene subito da qui. E dobbiamo trovare Fliss. Ok, allora perché non ci diamo una mossa? Ma che cos'è? Andiamo ai vari soldati. Ehi, questo tizio ha un nome. E poi perché sono qui? Di certo Brian Carter. Stare su una nave fantasma per l'eternità. Che importa da dove venissero o dove andassero? Sono morti, noi no, quindi proviamo a restarlo. Perché? Guarda questo. Pazzesco. È un essere umano. Intendo, è mai stato umano. Ah no, aspetta, è un singolo corpo con due teste? Che poteva andarti meglio. Ok, andiamo. Ora, via di qui, forza! No, mi dispiace, sono troppo curioso. Guarda questa. Sembra per bambini. Non voglio sapere. Andiamoci. Sì, magari questo è il piccolo draculino. E quelli i suoi genitori riposano nella terra del loro paese natio e... E usciranno dalle bare e faranno colazione con Conrad. Fine. Le hanno chiuse per bene queste bare. Perché sigillarle con le catene? Beh, è un modo per chiudere una relazione. Oh mio Dio. Ecco, Conrad non perde mai l'occasione per dire qualcosa di incredibilmente stupido. Che succede? Adesso mi piglia un colpo, lo so. Ecco, lo sapevo. Che c'è? Guarda! Cosa? Cosa c'è? Vuoi farmi spaventare a morte? Eh? Perché non ce ne andiamo? Ok, sì, è decisamente... Credo che ci sia una relazione con il gas, adesso impazziranno tutti. Ho come questa leggerissima impressione. Sento che la situazione sta peggiorando. Non so voi, ragazzi. Basta agire questi. D'accordo. Dobbiamo salvare Fliss. Sbrighiamoci. Cos'è che fa questo rumore? Wow, è tutto lindo e pulito. Come diavolo è possibile? E quello che cosa diavolo è? Marto! Ehi, non è il momento di scherzare, dico sul serio. Non ne posso più. Ma perché questo? Ma che cazzo? Non toccarlo, perché l'hai toccato? Sì, è decisamente... Oh, questa è la conclusione a cui sono giunto finora. Anche boh. Tutto sto... I medicinali saranno tutti scaduti ormai. È da un bel... pezzo. Cos'è? Ah, sì. Aspirina. Conrad, prendi un paio di queste. Ehi, dov'è? Cerca una seconda opinione? Sì, scusa, sì. Non sono scadute anche le aspirine, quindi? Porca miseria, quello quanto era brutto. Dove diavolo è, Conrad?
Ecco. Sarà a prendere un altro di questi. Attenzione. Madonna, ma che diavolo? Ehi. Qua dico questo, esatto. Ok, allora, questo tipo soffriva di appendicite ed è piuttosto comune, ma poi è stato stroncato da un infarto, che di comune non ha niente. Hashtag no, no. Ok, Giulia, stai iniziando a rompere le palle. Fammi esplorare. Sì, lo so, cioè, tecnicamente hai ragione. Però scusate, sono un po' curioso. Dio santo, questo è morto di paura. È evidente. Cadavere con la faccia stravolta da un'espressione di terrore. Sembra quasi morto di paura. Bene. Sempre più promettente comunque, eh? No, oh, dov'è finito? Connie, dove cazzo sei? Perché non urli un po' di più? In fondo non ci stanno cercando. Dov'è Conrad? Deve essere più avanti. Connie! Prudenza. Silenzio. Io grido quando voglio. Connie! Dannazione. Dove è andato? Reazione aggiornata. Vabbè, con Giulia. Vabbè. Ok. Che bello. Fantastico. Ma in realtà era simpatico quel topo. Dove mi stai portando? Perché dovrei dirtelo? Dimmi dove cazzo stiamo andando! Veramente, la realizzazione tecnica è veramente eccezionale. Non sai neanche quello che fai. Fai solo quello che ti ordina, vero? Sì, va bene, ho capito. Spero tanto di trovare un'arma. Il problema è che quello ha la pistola. Stop. Non posso neanche andare. Non posso neanche dirigermi da altre parti, vero? Niente, con lei invece c'è, cioè, l'interazione è pari a zero. Non posso fare un piffero. Questo cazzo di posto è infestato. E come cazzo parlano questi comunque? Prendiamolo un po'. Oh, ecco qui. NG Medan. Ah. Guarda un po'. Che cosa è successo? Perché? Che cosa si è sbloccato?
Moralità. La banda militare? Fliss ha trovato il cappello del capitano con sopra un nome con una G finale e la parola Medan a seguire. Coltello nella cucina, ha deciso di tenerlo. Ok. Ma di cosa parlo? Non voglio sentire un'altra parola. Hassan! Che palle! Jumpscare inutili, dannazione! Ti prego, non devi farlo per forza. Gesù! Oddio, oddio, quel tipo. Quel tipo forse è ancora qui. Cioè, se muori qui, il tuo fantasma resta. Riprenditi. Dici cose senza senso. Ok, sì, che bello, fantastico. Perché non lo guardiamo un pochettino meglio? In fondo, già. Dove sono finiti i tuoi amici? Non so che cazzo sta succedendo qui, ma dobbiamo trovare Olson alla svelta. Forza. Va bene. Ah, quello sarebbe un segreto? No, Olson? Non posso. Merda. Qu'est-ce que tu fais? No, non posso, cioè proprio non posso fare deviazioni né niente. Giusto qualche interazione. Madonna. Oh oh, che cosa era quello? Stavo per dire, immaginatevi sto gioco con ray tracing. Ammesso che ci sia disponibile, dico. Dai, vaffanculo, perché non mi ci hai fatto guardare? Era una premonizione, mi sa. Quel bordel. Ah. Oh, merda! Ma che... esatto. Io sarei stato un po' meno delicato. Però... svanito. Vabbè, almeno posso tornare qua e dare un'occhiata a questo. Un po' meglio. Ma... che minchia... non ha alcun senso. Bloccata? Davvero? Già. Rifacciamo questo coso. Comunque qualcosa c'era. Qualcosa c'era per forza, l'ho visto. O magari era un inganno. Scusa, io mi dispiace. Sei sfuggito, quello... No, ma come sei arrivato qui? Cercavo di raggiungerti per, non so, salvarti, ma ho sentito dei rumori e mi sono nascosto. Voglio uscire da qui e respirare aria fresca. Decisamente, sì. Di qua si può fare qualcosa? No.
A quanto pare è solo qui. È solo che tu stai rilassato, no? Che stai cercando di vedere gli indizi. Poi sul più bello ti capita una cosa con cui devi interagire velocemente. Un po' di volte mi è riuscito anche più di quanto pensassi, però altre volte è un po' complicato farlo. Che bello. Non è un buon segno. Fantastico. Ehi, che fai? Zitto. Ci deve pure essere qualcosa da queste parti con cui interagire. Dai, dannazione, non può essere completamente vuoto. Invece sì, lo è. Non posso interagire con un piffero di niente. Bene. Wow! Porca puttana! Adesso sì che mi è preso un colpo. L'ho visto. L'ho visto chiaramente. Oh mio Dio. Perché vai automaticamente di là? Allora... Ragazzi, mi sa che il momento in cui mi inizierò a cagare addosso fortissimo sta giungendo. Io lo sento nel cuore che sta arrivando, ok? Quindi mi sa che è meglio che ci fermiamo qua perché mi sa che si sta per aprire qualcosa di importante, ok? E preferisco farlo nella prossima puntata. D'accordo ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie. E qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti i video di Man of Medan e anche il link per acquistare il gioco super scontato System Gaming. Se lo fate, supportate il canale ancora di più. D'accordo ragazzi? A presto!